Ecco, mister, fa molto male anche alla luce dei cori arrivati dalla gradinata. Quindi immagino che anche a livello umano ci sia un dispiacere che va oltre a quello sportivo. Sì, ma fa parte del giusto, che contestino il giusto rispetto nell'ambito poi così, finché si rimane in certi limiti va bene, ma io da un punto di vista umano non mi devo rimproverare nulla perché ho sempre fatto tutto quello che dovevo fare e se non va bene che mi contestano è giusto anche che lo facciano, rispetto la loro opinione nel limite di quelle che sono le contestazioni, perciò non ci vedo nulla di male, fa parte del gioco. Quando è così è giusto anche che stai zitto e subisci le contestazioni. Ecco, il presidente poco fa ha detto che ci sarà un incontro in settimana, comunque la dirigenza già si doveva incontrare anche per questioni sia di bilancio che di calciomercato. Le chiedo, dato che vi siete appunto visti poco fa con Gramondo, se appunto avete parlato di questo incontro e se lei si sente saldo sulla panchina dell'Imperia in questo momento. Ma no, quando hai questi risultati è chiaro che non ti senti saldo, sono in discussione anch'io, come sono in discussione i giocatori e come è in discussione tutto quello che si è fatto, quindi prendo atto di quello che vogliono fare, qualsiasi cosa vogliono fare per il meglio dell'Imperia, quindi sentirò quello che avranno da dire. No, non abbiamo parlato di cose ufficiali o altro, abbiamo fatto una disamina di quello che è stata la partita, ma poi se avranno un incontro sarà tra di loro, quindi bene così. Ecco, nella disamina della partita, le chiedo, ho visto una squadra personalmente molto distante da quello che è il suo carattere. Lei ha sempre allenato squadre molto Sì. caratteriali. Oggi ha avuto l'impressione di una squadra che fosse molla e che, tra l'altro, questo segnale penso che l'abbia avvertito anche lei, dato che ha sostituito anche i giocatori, forse direi di punta della sua rosa, e quindi ha finito con tantissimi giovani in avanti alla ricerca del pareggio. Sì, perché è vero, è indubbiamente vero, è una squadra che morfologicamente pecca da un punto di vista caratteriale, è altrettanto vero che non sono stato forse in grado io di dare quello sprinto, quella forza che mi appartiene, che mi è sempre appartenuta, però ripeto, non ho nulla da recriminarmi perché abbiamo fatto tutto quello che era da fare, ma effettivamente è la tipologia della squadra che probabilmente da un punto di vista caratteriale pecca tantissimo. Le chiedo anche, insomma, guardando la classifica, se la sconfitta di oggi e la vittoria dell'Albenga allontana definitivamente quelli che sono i sogni di promozione diretta, insomma, di raggiungere la capolista, dato che adesso, se non sbaglio, è a meno 13 il distacco. Sono tanti, loro stanno facendo qualcosa di straordinario, sono tantissimi, però è anche altrettanto vero che sono passate 10 partite, ne mancano altre 24 ma noi dobbiamo guardare qua e qua non sta andando per niente bene, quindi qualsiasi cosa c'è da fare per poter migliorare viene presa in considerazione.